Processo Isochimica, oggi la requisitoria del PM Pat Scott, la sua valutazione, avvocato Cester. Beh, è stata una requisitoria molto molto interessante, nel corso della quale il dottore Pat Scott, attraverso un'analisi, come da lui definita, chirurgica di tutte le vicende che si sono susseguite negli anni, ha cercato di ricostruire la vicenda isochimica in tutti i suoi aspetti. La richiesta di condanna chiaramente è stata una richiesta molto forte. Sotto il profilo morale, niente potrà chiaramente restituire alle famiglie delle vittime i loro cari, per cui non ci si potrà mai ritenere pienamente soddisfatti, ma sotto il profilo giuridico è sicuramente un momento storico quello di oggi, perché si è data una prima risposta di giustizia ai lavoratori dell'ex Isochimica. Lei tutela gli operai, come sono rimasti rispetto a questo primo passaggio del Beh, processo, ovvero rispetto alla gli requisitoria? umori dei lavoratori non sono stata ancora in grado di registrarli. Per quelli che erano presenti, ovviamente soddisfatti delle richieste del PM, ripeto, sempre sotto un profilo squisitamente giuridico, perché parliamo di lavoratori gravemente ammalati, parliamo di eredi di lavoratori che non ci sono più. Adesso aspettiamo chiaramente la sentenza e ci auguriamo che possano trovare conferma le richieste del pubblico ministero. L'atto della sua esperienza è sembrato comunque un castello accusatorio blindato, quello del PM. Beh, sicuramente sì, la ricostruzione fatta dal procuratore Pat Scott è una ricostruzione che lascia poco spazio, insomma, a delle valutazioni diverse. È chiaro che in questa vicenda entrano in gioco tantissime altre dinamiche, per cui è prematuro fare qualsiasi pronostico. Il 28 febbraio però ci sarà la discussione, la parola riservata data alle parti civili. Ecco, lei cosa chiederà Sì, in questo contesto? il 26 febbraio ci sarà la discussione delle parti civili. Naturalmente noi ci associeremo alle richieste di condanna che sono già state formulate dalla Procura.